Madame Butterfly è stato per me una grande scommessa perché ho per me un debutto, non l'ho mai fatta la Madame Butterfly e per questo mi sono voluto mettere in gioco. Ho fatto una bellissima ricerca, ma soprattutto sul personaggio e sulla cultura giapponese, soprattutto quella buddista e shintoista. E per me Madame Butterfly è un fiore di loto, dove appunto come il fiore nasce dalle acque sporche, ma nasce incontaminato dall'acqua. E quindi Madame Butterfly, cioè Chocho-san, è il personaggio che viene circondata da persone che sono ipocriti, persona appunto che rappresenta appunto la società, ed è una donna sola, quindi ma. La cosa bella di Madame Butterfly è che ho voluto lavorare in questa regia, uscire la parte pura attraverso le parole, le azioni che comunque il libretto scrive, la musica di Puccini già ci informa. Ho tolto da questa produzione tutte le cose che uno si aspetta del Giappone, cioè l'atteggiamento, l'imitazione della giapponesa, l'imitazione della camminata giapponese, ho alleggerito molto questo tipo di imitazione. Del resto anche Puccini non aveva vissuto in Giappone, quindi veniva raccontato a lui cos'era il Giappone. Beh, io sono emozionato perché comunque sono nella mia città e quindi per me è una bella emozione. E anche ritornare in questo teatro, trovare tutto l'organico del coro, gli artisti del coro che hanno collaborato, hanno sposato subito l'idea di entrare in questo mio lavoro registico. Oltretutto è un lavoro dove in scena si vedranno dei mimi che faranno dei movimenti molto particolari che hanno una funzione importante, che sono appunto gli otto che vengono citati nell'opera, che sono le anime degli avi, che ossessionano Butterfly. Cercheremo di fare una Butterfly molto essenziale, molto vicina alla scrittura di Puccini, a quelli che sono gli intenti dei librettisti e del compositore. Abbiamo cercato di spogliare la Butterfly da tutte le giapponeserie e anche da tutti i puccinismi che si sono sentiti negli anni. Sarà una Butterfly che guarda direttamente a quella che è l'essenza dell'opera, cioè una grande lotta di potere tra gli Stati Uniti e il Giappone e soprattutto alla grande tragedia dell'attesa, di come una donna possa vivere in una illusione, in una speranza che viene delusa da parte di un uomo. Quindi un'opera delle donne, un'opera che guarda al cuore, all'emozione e molto meno ai fronzoli, a quelle che sono a volte le così inveterate abitudini di vedere il Giappone in un certo modo. Non ci sarà questo. Questo è il mio debutto in quest'opera, per la prima volta la farò qui a Catania e ringrazio la signora Fratte, regista Lino Privitera, perché veramente abbiamo fatto un lavoro eccezionale sul personaggio, sia musicalmente appunto che registicamente. Addirittura ci ho messo un po' del mio, mi hanno dato un po' del loro e quindi abbiamo cercato di costruire un personaggio che sia credibile appunto per i fini dell'opera. Prima di tutto voglio ringraziare il teatro per avermi invitata a cantare questo ruolo straordinario. Felicissima di ritornare dopo tanti anni di assenza da questo teatro, che l'ho ritrovato più bello che mai, anche con tutti i suoi problemi, però sempre più bello.
E poi come sarà questa butterfly? Sarà una butterfly un pochino diversa dal solito, una butterfly che sin dall'inizio ovviamente si vedranno i suoi 15 anni, ma leggerà dentro di sé questa paura. La paura di essere ripudiata, la paura che un giorno non potrà vivere questo amore che lei prova per Pinkerton. È una butterfly, come hanno detto i miei colleghi, non così pucciniana. Una butterfly dai colori un pochino più scuri, con dei momenti rossi, cioè di un colore molto forte, colore dell'amore, colore giallo, il colore della spensieratezza, però aleggia sempre questo nero dietro di sé. Anche l'entrata sarà un'entrata un po' cupa. Quindi è una butterfly ovviamente cosciente, una butterfly speranzosa, però cosciente del suo futuro, del suo avvenire. Il momento più toccante, secondo me, dell'opera sarà il coro a bocca chiusa, nel quale solitamente Butterfly si rifugia, no? Nel suo sciosi. Invece in questo momento compariranno tutte le sue paure, tutti i suoi fantasmi, i suoi pensieri, e lo si vedrà dai ballerini, ma anche dall'espressione di questa donna che rimarrà in palcoscenico, vivendo quel momento come una delle notti più lunghe della sua vita. Premo a dire che è un personaggio estremamente dolce, sensibile e protettivo nei confronti di Cho-Cho-San, quindi il rapporto con Cho-Cho-San è un rapporto privilegiato, di profonda condivisione, e Suzuki la vedrete appunto dolce, sensibile, fedele fino alla fine, perché appunto sarà l'unica donna che le rimarrà accanto nonostante tutto, nonostante sappia già dove andrà Cho-Cho-San in questi lunghi 3 anni. Quindi sicuramente è molto emozionante interpretare questo ruolo, proprio perché ci sono diversi punti in cui Suzuki cerca in tutti i modi di proteggerla, e lo vedremo anche durante il corso dell'opera, appunto nel secondo atto e nel terzo atto cerca di salvarla fino alla fine, e nel momento in cui anche fa entrare il bambino purtroppo non riuscirà a farlo, quindi questo provocherà tanto dolore, quindi insomma è un ruolo abbastanza profondo. Intanto sono molto contenta di essere nuovamente chiamata in questo splendido teatro, perché essendo catanese, insomma, è un orgoglio per me essere presente in tantissime opere. Il mio ruolo è un ruolo molto difficile. Non è sicuramente una situazione facile quella di Kate, che si trova con un uomo, insomma, che ha vissuto una grandissima storia d'amore con un'altra donna, e insomma a cui viene fatto un torto veramente enorme, quello appunto di togliere il bambino. Quindi è un ruolo veramente molto critico, e è un'opera che mi fa sempre emozionare.